Small town, big heart, building dreams that always fall apart. Slow days, fast cars, nowhere to go, so we stay where we are. There's only one way in and one way out. A Banchette, la 17ª edizione dell'evento dedicato al Maestro Rosso. Siamo con Giampiero Cresto, che è il presidente dell'associazione Pignoletto Rosso. Allora, un evento che sta richiamando tantissima gente, ancora una volta la dimostrazione che una manifestazione di questo livello è interessante e soprattutto la gente ha voglia di partecipare. Sì, abbiamo notato anche noi un grandissimo riscontro positivo della gente. Anche ieri sera abbiamo avuto un notevole afflusso che non ci aspettavamo. E anche adesso, essendo ancora mattina, in tarda mattinata, effettivamente c'è già tanta gente che ha partecipato, che è venuto a fare delle domande, a chiedere informazioni, e c'è già chi ci chiede la data per il prossimo anno. Questo vedremo, sicuramente è nostra intenzione riproporla. Ovviamente c'è un grandissimo lavoro di preparazione dietro, di cui devo ringraziare tutti i nostri collaboratori che se ne fanno carico e che assumono tutte le responsabilità e la voglia del caso. Faccio una seconda domanda. Per quanto riguarda appunto il Maestro Rosso, è una ricchezza del territorio, non solo di Banchette, non solo della zona del Peridiese, ma di tutto il Canavese, e questo bisogna porlo sempre in evidenza. Sì, è vero, quando avevamo iniziato non credevamo di avere un successo del genere. La gente addirittura ci chiedeva: ma che cos'è, un vino? O ci paragonava ad altre cose. Ma già dal primo anno abbiamo avuto subito un notevole riscontro, che noi anche lì non pensavamo di avere un riscontro del genere, e quello ci ha dato lo stimolo per andare avanti, per cercare di fare qualcosa di più. Anche dopo i 2 anni che siamo stati fermi a causa della pandemia, l'abbiamo riproposto l'anno scorso in forma ridotta, con tutte le varie limitazioni e titubanti per le varie problematiche. Invece abbiamo avuto un grandissimo riscontro. Una volta lo facevamo per le vie del paese, centro storico, che era un bellissimo, c'era una bellissima coreografia del centro storico. Poi, per motivi di sicurezza, non abbiamo più potuto farla là. Ci siamo spostati sulla parte bassa del paese, ma vedo che anche qua la gente partecipa, e forse, anche se manca la coreografia, però alla fine si ha un buon risultato. Siamo invece con Patrizia Zannini, anche lei componente dell'associazione Pignoletto Rosso, una 2 giorni ricca, tantissimi gli appuntamenti e gli eventi che hanno caratterizzato il weekend a Banchette. Se ci vuole un po' raccontare quelli che sono stati i punti salienti di questa 2 giorni dedicata appunto al Maestro Rosso. Sì, quest'anno abbiamo avuto la presentazione del libro Amedeo Duca di Savoia, che ha riscontrato un ottimo successo, molto molto bello. Abbiamo come sempre il modellismo statico, abbiamo gli aerei statici, anche questi in realtà volano, però non abbiamo la possibilità di farli volare, e poi abbiamo, vabbè, mangiare, questa è la cosa che la gente più viene, più apprezza, telefonate a non finire. E poi abbiamo la mostra mercato, dove ci sono più di 120 banchi che si ripropongono anno per anno, addirittura quest'anno già quando arrivano io mi prenoto per il prossimo anno. Questo penso sia una cosa molto bella, perché c'è un lavoro dietro che nessuno si immagina, un impegno
tra l'altro noi non lo facciamo di mestiere, per cui siamo tutti volontari, e questa cosa di avere questo successo, questi ambulanti che vengono felici perché dice da voi si sta bene, ci trattate bene e si lavora, penso che sia la cosa più importante, che ti ripaga delle fatiche che fai, sicuramente, sicuramente. Diciamo che avete gettato in questi anni delle basi importanti e oggi raccogliete quello che avete seminato negli anni passati. Beh, è un 17esima edizione, non per niente. Chiaramente ogni anno cerchiamo di migliorarci, perché in base alle critiche positive che ci vengono fatte cerchiamo di migliorarci, non sempre ci riusciamo perché, ripeto, è un lavoro molto difficile, molto, molto duro, molto lungo, e siamo in pochi. E noi cerchiamo di metterci comunque la buona volontà, e io dico sempre che noi siamo qui per aiutare tutti e vorremmo sempre che tutti siano felici. I thought this life would be easy, a wide open road with the radio on, a full tank of gas, the windows rolled down, singing my favorite song. With a summer breeze rolling through my hair, not a care in the world, and a clear blue sky. Out here having fun, soaking up the sun, speeding toward a happy and carefree life. But sometimes you come to a fork in the road, sometimes you stop, don't know which way to go, but you gotta keep on driving, chase that horizon, stop all your on your journey, 'cause nothing is free.